Vabbè, sicuramente queste due vittorie ci hanno fatto bene perché comunque venivamo da tre sconfitte comunque un po' strane perché più che altro, più che merito dell'avversario, li abbiamo perso secondo me da sole, con tutto il rispetto che ho per loro. Quindi ci hanno fatto bene, ci hanno fatto bene soprattutto per risalire in classifica, per ritrovare un po' di morale. Adesso abbiamo una partita molto difficile, questo non c'è nessun dubbio. È una squadra comunque sempre difficile da affrontare in casa loro, però noi comunque stiamo bene e sicuramente cercheremo di fare una partita in cui abbiamo fatto anche perdendo, per esempio a Frosinone. Credo che la squadra comunque ha giocato molto bene, sicuramente non meritava la sconfitta, però non ha senso parlare del passato e cercheremo di fare del nostro meglio contro lo Spezia. Per me più o meno non cambia tantissimo perché alla fine rimango sempre davanti alla difesa. Sicuramente siamo più coperti a livello generale perché avendo un difensore in più siamo più coperti. Però questo è il mio compito, non cambia perché alla fine devo fare più o meno sempre le solite cose. E diciamo che mi sto trovando molto bene perché comunque il modo in cui mi vuol giocare mi sto adattando molto bene. Come sto? Dove sto? Se comunque il mister mi manda in campo è perché comunque mi vede abbastanza bene. Sicuramente mi sto sentendo bene, e poi alla fine, secondo me, la condizione fisica è tutta una conseguenza rispetto alla squadra, perché comunque se la squadra gira, e vengono i risultati, alla fine ci sentiamo tutti bene. Ma sicuramente cambia tanto, non è che voglio fare paragoni, perché comunque, ogni mister ha il suo modo di allenare e cerca di fare il suo meglio. Io quest'anno posso solo dire comunque. Con Mister Grosso, la squadra credo che ha una mentalità molto diversa rispetto all'anno scorso, perché nonostante che abbiamo perso certe partite, la squadra comunque c'è sempre stata in campo e ha sempre avuto la sua anima. Io posso ripetere anche le sconfitte che abbiamo avuto ultimamente, più che altro le abbiamo regalate, però la squadra comunque continua a giocare. Purtroppo, è difficile paragonare l'anno scorso perché a un certo punto della stagione eravamo 7-8 giocatori che ce l'avevamo, poi c'erano tanti ragazzi della primavera, anche Mister Colantuono ha avuto tante difficoltà per poter preparare le partite, e poi il fatto che siamo calati in tanti, mancavano tanti giocatori tra squalifica, infortunati, robe varie, era comunque stata difficile. In effetti abbiamo finito peggio di quello che abbiamo cominciato la stagione. Però quest'anno posso dire che comunque la mentalità di Mister Grosso è molto diversa e uno comunque ci sta insegnando ad avere sempre personalità durante le partite, anche magari quando sei sotto. Stiamo facendo quello che facciamo sempre, a livello tattico ci stiamo cercando di migliorare a fare meno errori, rispetto a qualche partita fa che abbiamo commesso sicuramente ingenuamente, perché il livello di attenzione è molto importante comunque durante una partita o durante la stagione. Io sono dell'idea che la squadra che ha il livello di concentrazione più alta riesce a fare meno errori e porta più punti a casa. In questa settimana ci siamo preparati in modo che comunque facciamo sempre, comunque è una squadra che più che altro tatticamente deve stare bene in campo e non deve fare errori. Come ho detto prima, è una squadra difficilissima da affrontare, soprattutto in casa loro, una squadra che viene da una sconfitta, ma da quello che ho letto e ho visto non meritava di perdere contro la Salernitana. E comunque sono sempre partite difficili, ma non solo con lo Spezia, ma tutte quante saranno difficili, e le vediamo ogni weekend che ci sono delle sorprese strane e credo che ci saranno da qua alla fine, ce ne saranno sempre perché sia in alta classifica che in bassa classifica nessuno ti regala niente. La maniera in cui prendevamo i gol, ne abbiamo parlato perché non è, cioè, comunque una squadra se vuol lottare a fare alta classifica non è possibile che subisca questi gol in maniera un po' strana tra Venezia e il Frosinone. Comunque in questo aspetto qua ci sta cercando di insegnare che comunque, come ho detto prima, la concentrazione è fondamentale e la maniera in cui anche facciamo il pressing in campo non dobbiamo sbagliare nulla, praticamente se uno sbaglia il pressing il resto della squadra ne soffre e ne usciamo praticamente tutti quanti male. E questo stiamo lavorando e dobbiamo farlo molto meglio, in cui lavoreremo ancora, sono sicuro che non potremo sbagliare e migliorare e basta.